Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Oggi ho preparato delle polpette di cavolfiore col cuore filante serviti in cestini di grana padano. Ci serve un cavolfiore cotto a vapore, grana, pan grattato, uovo, pepe, sale, prezzemolo, origano e un po' di formaggio filante. Iniziamo a tritare il cavolfiore. Io l'ho fatto col mixer, ma si può schiacciare anche con la forchetta. Poi tritiamo sempre insieme anche le erbette, il prezzemolo, l'origano fresco e metto anche un spicchio d'aglio. Aggiungiamo l'uovo. 3 cucchiai di grana, 3 cucchiai di pan grattato, un po' di sale e pepe, una manciata di pepe nero. Mescoliamo tutto bene. Tagliamo a dadini il formaggio, io uso quello filante. Dopodiché siamo pronti per preparare le nostre polpette. Dopo aver messo la carta forno sulla teglia, prepariamo le polpette, ricordandoci di mettere dentro 1 o 2 cubetti di formaggio. Dopo aver finito di preparare le polpette, mettiamo un po' di olio extravergine sopra e inforniamo a 200 gradi per 25 minuti. Ed ecco qua il risultato. Sono una delizia per il palato, morbide, cremose dentro e anche molto saporite. Ora con lo stesso impasto prepariamo le polpette fritte. Come con le polpette precedenti, formiamo delle palline con del formaggio all'interno. Ora prepariamo l'impanatura delle polpette. Le passiamo prima nell'uovo, poi nel pan grattato, dopodiché sono pronte per essere fritte. Che forma la crosticina e dopodiché lo mettiamo subito capovolto in un bicchiere. Premiamo con un tovagliolo dandogli la forma di un cestino. Piace e iscrivetevi al canale. Grazie, alla prossima!